Nella chiesa di San Giuseppe in via Nomentana, consacrata alle gioie familiari del Duce, presenti i membri del governo e tutte le altre cariche dello Stato, le gerarchie del partito e delle forze armate, personalità e membri dell'aristocrazia, si sono celebrate le fauste nozze del capitano pilota Bruno Mussolini con la signorina Gina Ruberti. Alle ore 11 la folla di popolo che, incurante della pioggia, si assiepava per lunghissimo tratto in via Nomentana, saluta con un fervidissimo applauso l'apparire del corteo delle automobili, dalla prima delle quali discende il Duce, che porge il braccio alla promessa sposa del suo terzogenito. Seguono lo sposo, che porge il braccio alla madre, donna Rachele Mussolini, i genitori della sposa, gli altri familiari e gli intimi. All'uscita del tempio, gli sposi passano sotto il duplice arco delle spade degli ufficiali aviatori e dei pugnali dei moschettieri del Duce, accolti dalle vibranti acclamazioni della folla che accompagnano per lungo tratto il corteo delle automobili che si avvia verso San Pietro per la tradizionale visita alla tomba del Principe degli Apostoli. Anche qui, nonostante la pioggia, una folla di cittadini si è assemblata per esprimere alla coppia felice l'unanime sentimento di affettuosa simpatia e di augurio di tutto il popolo italiano.